Bentornato nel mio canale YouTube. Oggi è venerdì 12 marzo 2021. Ti auguro un nuovo giorno con tanta fortuna, pace e felicità con i tuoi cari. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per scoprirlo. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo acquario. Segno fortunato. Vita più facile con la coppia Luna-Mercurio. Nemmeno a dirlo. La coppia Luna-Mercurio arriva nel vostro segno, già potenziato da Giove e Saturno, apposta per favorirvi. Agenda sbalorditiva, piena zeppa di appuntamenti, ma qualcuno va a disdetto, qualcun altro affrettato, pensiero veloce e faccia tosta vi affiancano nell'impresa. Giornata fruttuosa per chi parte per concludere una trattativa o firmare un contratto. Situazioni piacevoli e consuete in tempi normali, ma ora che tutto si è scombinato, ansiogena anche per voi, che di regola vantate una buona dose di sangue freddo. Tranquillizzatevi, avete le carte in regola per risolvere velocemente e rientrare senza guai. A casa vi attendono sorrisi e una cena corroborante, la luna del giorno passata in seconda casa è un'ottima cuoca. Astro tarocco del giorno per Acquario. Cavaliere Denari. Uomo di media età, potrebbe essere anche il fidanzato, il marito, un giovane genitore. Un buon lavoratore che ha consolidato la sua posizione economica, un professionista che vive in condizioni agiate. Possibili entrate finanziarie improvvise, fortuna al gioco. Controllate bene chi vi circonda. Meglio non fidarsi ciecamente dei nuovi arrivati. Continuate di questo passo perché avete imboccato la strada giusta. Stabilite con esattezza i termini di un accordo che andate facendo o che vorreste fare. Non fatevi cogliere impreparati e mettete a fuoco obiettivi e risultati. Non pensate più a chi vi ha fatto del male. Valutatelo con indifferenza altrimenti gli darete altre soddisfazioni. Siete pronti alle novità in amore? Fate le vostre scelte e predisponetevi ad accogliere tante piccole novità che a partire da oggi potrebbero cambiarvi la vita. Se il vostro pensiero è quello di non darvi una regolata a tavola, di certo state sbagliando. Dovreste seguire una sana dieta e soprattutto fare più esercizio fisico. Oggi un amico o un'amica vi metterà a conoscenza di qualcosa di raccapricciante che riguarda una comune conoscenza. Ascoltate senza commentare. Ogni risposta potrebbe essere poi usata contro di voi. Oggi una telefonata o un messaggio potrebbero ritardare. Anche gli appuntamenti non saranno di quelli puntuali. Le coppie facciano attenzione a Venere particolarmente nervoso oggi che potrebbe creare qualche problema anche profondo, alla radice. C'è chi avete mandato fuori di testa e non ha il coraggio di dichiararsi. Forse vi vede troppo lontano o è soltanto timido. Che ne direste di scendere da quello scalino sul quale siete saliti? Anche se oggi non ci saranno vere e proprie novità. Tuttavia qualcosa sembra muoversi all'orizzonte soprattutto in amore. Non perdete la pazienza con colleghi e superiori. Siate umili. Se avete un'attività in proprio potete stare sereni. La crisi è momentaneamente accantonata per lasciare spazio a spese folli. Lasciate le paure dell'insuccesso alle vostre spalle. Oggi sarete vincenti. Momenti splendidi in amore. Giornate dolcissime in campo sentimentale. Si apre una scena astrale abbastanza positiva con il duetto Luna-Mercurio che continua a spalleggiarvi proprio in congiunzione in Acquario. Il vostro carattere, spesso molto adattabile, trova il modo di farsi strada in tante situazioni, in particolare in ambienti diversi dal vostro, dove poter fare esperienza, in cui conoscere persone, trovare opportunità. Urano, corpo celeste dell'occasione, della svolta e signore per antonomasia del vostro segno, è ospitato ora nel Toro e vi invita a essere prudenti nelle decisioni, in special modo. Tuttavia, se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 27 al 30 del mese di gennaio, molti di voi potrebbero decidere di chiudere una storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe essere il caso di cambiare aria, per trovare nuovi stimoli. L'ambiente non vi soddisfa, non vi sentite valorizzati. Il segno dell'Acquario ha una bellissima giornata davanti a sé. In serata c'è anche la fortuna che bussa alla porta. Cogliere le opportunità al volo. In amore non è il massimo come periodo ma andrà meglio. Come indica l'oroscopo di Paolo Fox oggi la giornata sarà fantastica. In serata la dea bendata busserà alla vostra porta. Mi raccomando,
Fate attenzione a cogliere qualsiasi opportunità. In amore è un brutto periodo, presto passerà, punto. Se guarderete al futuro sempre con una predisposizione per il negativismo, allora potete anche evitare di alzarvi dal letto, perché non farete altro che appesantire tutti quelli che vi sono intorno, i quali vorrebbero, magari, impegnarsi, punto. Non siate di intralcio quantomeno, al contrario, se capirete di avere la forza necessaria, come avrete sicuramente, cercate di mettervi in piedi il prima possibile, perché il tempo vola, specie quando si avvicina sempre più il traguardo, punto. Bella combina la luna frizzante, a braccetto con Mercurio e con Giove, trasformismo e ottimismo si danno la mano, meglio di così. Dolce la serata ma sonnolenta, dopo aver consumato tanta energia sul lavoro, lo studio e le relazioni. Complice la luna divenuta acquatica, vi godete una cenetta leggera e poi puff, subito a letto, punto. Amore ed Eros, il sentimento c'è ma di sicuro non nei canoni classici, la passionalità è tenuta a bada dalla mente, l'espressione è giocosa e divertita, esistono infiniti sistemi per manifestare amore. Magari con una sorpresa, uno scherzo, una simpatica carineria, punto. Non faticherai a rispondere con molta intensità alle sollecitazioni di un partner acceso, lascia libero sfogo alla tua immaginazione per riuscire a raggiungere il completo appagamento dei sensi. Se il tuo ascendente è nel segno dell'Ariete è probabile che verrai travolto da un'improvvisa attrazione per una persona diversa dal partner o sarai tentato da un'avventura, punto. C'è la necessità di venire oggi incontro alle esigenze della persona amata, che potrebbe trovarsi in temporanea difficoltà a causa di qualche problema inerente alla situazione della sua famiglia d'origine. Saturno congiunto al vostro segno se siete nati in gennaio vi fornisce le capacità razionali per agire e le qualità morali per stare accanto a chi vi vuole bene, punto. Lavoro e denaro, cervelloni sempre alla ricerca di nuovi stimoli e nuove vie espressive, dalla scienza, all'informatica, alla letteratura, siete curiosi di tutto. E sempre aperti al nuovo, giornata ideale per affari e colloqui di selezione, anche a un esame dimostrate la vostra vasta preparazione con parole sintetiche e incisive, punto. Qualche complicazione potrebbe mettere alla prova la tua pazienza e diplomazia. Saranno probabili rallentamenti dovuti anche a persone incompetenti. Se sei della prima decade sarai in piena forma ed avrai modo di far valere i tuoi diritti che qualcuno sta calpestando. Evita però di passare dalla parte del torto, punto. Avete cominciato questa nuova giornata di marzo, prendendovi in carico un impegno gravoso in ufficio. L'abilità di portarlo a termine con pazienza e competenza vi farà guadagnare risultati che adesso non potete prevedere. Giove vi aiuta a non farvi scoraggiare, punto. Benessere, un filo di mal di stomaco ma è soltanto stress, alimentato dalla cattiva abitudine del caffè nero a digiuno, seguito dalla famigerata sigaretta. La tensione nervosa si avverte anche la notte, quando vi rigirate nel letto focalizzandovi su problemi magari inesistenti, punto. Occorre seguire una dieta semplice e ricca di fibre. Evitate di praticare sport pericolosi, in quanto saranno possibili distorsioni e fastidiosi piccoli incidenti. Affidatevi al massaggio Shiatsu per riequilibrare le energie, punto. Per lei, scontro a fuoco con la famiglia del vostro lui, la suocera ha sempre da ridire e il suocero vi capita tra i piedi senza avvisare, è proprio ora di darci un taglio, evviva le restrizioni che vi danno una mano, punto. Per lui, trasloco in vista, almeno temporaneo, se avete accettato una trasferta nella filiale della vostra azienda, cominciate a imballare, il tempo passerà in fretta, punto. Colore delle emozioni, blu cobalto, punto. Barometro dell'umore, soleggiato, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox, punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali, non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno, ci vediamo.